Uno. Vai. Allora, ragazze, buonasera a tutte, grazie per esserci sempre. Questa Zoom è un po' particolare e, a dire il vero, sono molto molto emozionata, che forse è la prima Zoom nella quale mi racconto, ma soprattutto parlo col cuore in mano. Siete il mio team e dovete sapere tutte le azioni che sono possibili in Unstoppable e che soprattutto tutte le potete fare e tutte ci potete riuscire. Mi racconto brevemente, anche perché questa sarà una registrazione che andrà a tante donne che come noi decideranno di cambiare vita, di diventare Unstoppable. Quindi veramente voglio mettercela tutta per essere breve, concisa, ma soprattutto intensa. Io in vita mia non ho mai lavorato, chi mi conosce lo sa, fino a quando ho avuto sempre un matrimonio travagliato, però il mio ex marito, diciamo, mi dava gli alimenti. 4 anni fa mi tolse tutto, dalla sera alla mattina. Io fui molto fortunata perché trovai vicino casa un posto e mi dovevo occupare di una vendita online di giocattoli. Questa vendita online non iniziò e iniziai a fare la commessa. E ovviamente io già ero grande, già avevo tipo 34 anni e mi trovavo a lavorare con le ragazze di 20, 19, 21 anni. Sono sempre stata molto orgogliosa, però molto umile e cercavo di apprendere tutto quello che mi serviva per imparare, per restare lì, perché voi sapete che chi ha lavorato nel mondo del lavoro non è facile, ti fanno fuori dalla sera alla mattina. Io mi mettevo senza vergogna, arrivavo, lavavo il bagno, pulivamo e ci mettevamo a lavoro. Io ero sconosciuta di quel mondo e veramente, vi ripeto, rubavo tutto, vedevo le ragazze sistemare, dicevo, ah, ma come si fa in pochissimo tempo, ma proprio giorni, quando uno ha qualcosa di innato poi esce fuori. Il titolare mi disse, no, Assunta, è Natale, io mi fido di te, tu sei più grande, fai cassa. Feci un Natale veramente strepitoso, cioè non avevo mai fatto cassa, ma ero brava, molto brava. Avevo complimenti da tutti i titolari. E guadagnai la fiducia un po' di tutti, fiducia e affetto. Sono stata 3-4 mesi giù, lavorando anche di domenica, di sabato, per 700 euro al mese. Quei 700 euro non ci sputo sopra, oggi mi fanno ridere, ma allora per me era una soddisfazione, perché nel mio piccolo comunque mantenevo casa. In poco tempo l'azienda migliorò le cose, io mostrai le mie capacità e mi proposero di gestire il personale. Migliorammo un po' le condizioni di tutti i dipendenti e iniziai a prendere sui 1.300 euro, stipendio che prendo oggi. Ragazzi, non ci crederete, per me 1.300 euro erano tantissimi, perché non avevo mai lavorato, mai guadagnato 100 euro e comunque io con 1.300 euro riuscivo a mantenere la mia famiglia. Mio marito, quando andò via, mi tolse anche la macchina, tutto, e io per un anno andavo a lavorare a piedi. Gian Turco, lo sapete, fa paura la sera. Io ogni sera tornavo a casa sotto il ponte a piedi, quasi terrorizzata. Mia mamma mi chiamava, ma hai paura? Ti faccio venire a prendere. No, 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 ma quando mai mamma, che paura, mi accompagnano? Non la volevo far preoccupare. Però ragazzi, un anno d'inverno, quando facevo mezzanotte, perché là il periodo di Natale si faceva tardi, era dura tornare a piedi. Ah, dicevo, ok, mi comprai la macchina, ma io non posso togliere tra cambiale e assicurazione 3-400 euro al mese. Non riesco. E quest'anno passò. Sara Settimi, io misi un'occhiata sotto un suo posto, mi propose subito attività, subito. Io non ci credevo minimamente. Allora Sara già stava all'inizio della sua carriera, ma era bravissima. Lei subito decolò. Io non la credevo minimamente. Dicevo, ma che vuole questa? Non ci credo proprio.
Ragazzi, però come l'amore, tu non te ne accorgi subito, no? Che ami una persona, però piano piano poi hai quei segnali. Ogni volta che in ufficio andava qualcosa male, ogni volta che io tipo avevo una bolletta alta, mi trovavo in difficoltà, a me venivano le parole di Sara, mi rimbombavano nelle orecchie. Io dicevo, ma chi lo sa se inizio? E mi ricordo che Sara disse: Assunta, se tu mi ascolti con il tuo profilo, con la tua ambizione, con la tua voglia di fare, un giorno riderai di come vivi oggi. Io ero una di quelle ragazze, non vi spaventate mai davanti a noi, io ero uno secco, io dicevo, io amo il mio lavoro, io lo tengo a 5 minuti a piedi, 1.300 euro a Napoli, ma chi me li dà? Non vi accontentate mai e non trovate. Non pensate al treno su cui salire, pensate al treno su cui scendere. E quello è il treno pericoloso. Voi dovete avere il coraggio non di salire, ma di scendere, perché se io fossi scesa prima dal mio treno, oggi sarei molto più avanti. Però non fa niente. Lo dico sempre, il viaggio mi è servito. Ho avuto paura perché le certezze danno sicurezza, danno più stabilità. Ragazze, quando ti innamori è qualcosa di meraviglioso, tu non ce la fai più. E Gina e Maria, che stiamo più a stretto contatto, che al di là di questo, io vi adoro tutte, anche a chi non scrivo, io vi osservo, vi guardo, però con Gina e Maria siamo proprio amiche, io mi racconto tanto, perché sono loro anche che mi chiedono, anche voi se mi chiedete io vi racconto tranquillamente. Io ho avuto un male fisico, un rifiuto. Gina ha detto, tu hai un rifiuto. Ragazzi, è come quando tu ami una persona e stai insieme ad un'altra. Uguale. A me mi viene da ridere, perché io proprio si bloccano le gambe, sudo fredda. E non avrei mai immaginato che mi fosse capitata questa cosa. Ho trovato il coraggio di dimettermi quando ho fatto CNM e vedevo che veramente è ingestibile il tutto. Mi sono trovata davanti a un bivio, ho parlato con Gina, ho parlato con Maria e Maria mi ha detto, segui il tuo istinto, non ha mai sbagliato. Allora ho seguito il mio istinto. E un'altra cosa importante che vi voglio dire, e poi passo alle azioni che ho fatto per crearmi il mio reddito automatico e ricorrente. Ragazzi, ho avuto tutte contro. Mia mamma non ha mai creduto in me. Mai, non mi è mai alzato da terra per un centesimo. La famiglia del mio ex marito non ve ne racconto proprio, però sono stati loro a darmi la spinta per essere così e per diventare inarrestabile. Mio padre, una mezza botta. Mia sorella, mio padre fino al mese scorso diceva il posto fisso, io chiamavo che cozzalone, dicevo sempre che cozzalone in cui vado, non lo voglio più il posto fisso, me lo voglio creare io ogni giorno il mio futuro. E la mia tenacia, il mio coraggio, la mia ambizione mi ha premiato. Io mi sono staccata da tutte e tutti, non mi vergogno a dirlo, dalla mia famiglia, dalle mie amicizie. Chi mi vede? Io esco con le mie amiche, ma io non parlo di me, perché nessuno condivide una scelta del genere. Perché oggi sei un privilegiato, se ti accontenti, se fai quello che ti dice il titolare, si abbassi la testa e dici sempre sì. Io ero stanca di dire sì. Non lo permetti, io volevo i no e me li sono cercata per 2 anni. E statisticamente testato che per fare CNM devi ricevere 5 no. Io non me li 5.000 no. Io non me li ricordo 5.000 no, ma li ho ricevuti. Perché se sono CNM li ho ricevuti. E io vado in cerca dei no, a me piacciono i no. Perché so che il no mi ricorda me stessa quando sta mi pregava, io dicevo no. E ci lavoro su quel no, me lo corteggio e lo faccio diventare il sì più bello. Perché chi ti dice no all'inizio e valuta. E riflette sulle sue scelte, non sbaglia mai.
sceglie col cuore. E quel no è il no deciso che non ti lascerà più, perché a stupro non lo lascerò più. Voi sapete la tempesta che è venuta agosto, io l'ho data ad agosto, quando tutti si spaventano. Io ho iniziato ad agosto, io ho lasciato il mio lavoro ad agosto. Non mi interessa se tutto crollasse, io sono pronta ad alzarmi le maniche e a ricominciare. Perché so che se l'ho fatto una volta lo posso fare 100 volte, ma meglio di prima, io lo faccio meglio. Perché se sbagliando si impara. 2 anni qui, io ho imparato alla grande. Comunque dopo 2 anni, che ogni tanto e Sara ci scrivevamo, ci siamo scambiate le foto dei nostri figli, quando io ho mandato le foto dei miei figli, lì mi colpì, e mi toccò il cuore, disse: tu non vorresti dare qualcosa in più ai tuoi figli? Voi siete mamme tutte. Tutte vogliamo il meglio. Io lo dico sempre, per me potevo accontentarmi. Per mio figlio no. Dico mio figlio perché lui vive con me. E ogni notte che mi svegliavo e lo guardavo, dicevo no, ci devo riuscire. E ancora oggi lui, perché io non sono arrivata manco a uno scalino di quello che farò. Io l'ho detto, Sara, agosto io sono PD, costi quel che costi. Non mi sono dimessa per stare con le mani in mano, io mi sono dimessa per dare di più, per fare di più, per stare nel mio posto, perché io sono nel posto giusto. E quando Sara mi disse questa cosa, io ero in ferie, subito, ragazzi, cioè non credete a chi non ha soldi, all'epoca io ero stipendiata, 200 euro dal budget erano 200 euro, io andai subito in posta, non avevo manco la PostePay. Mi aprì la PostePay, avevo perso quei chili di testa mia, pochi, feci 2-3 mesi di palestra, 2 settimane di programma, bello, feci un bel prima e dopo, lo buttai su Facebook, notte e giorno. Non ero rimprovero, quando mi dicono io non ho chat, non chiudo. No ragazzi, voi non sapete io cosa ho fatto. 2 settimane le mie amiche non mi videro in vacanza dopo un anno di lavoro. Mia mamma Ischia un divano a Elle. Io mi addormentavo vestita su quel divano di Elle. Mi svegliavo inzuppata anche sul divano di pelle a posto, no? Tutta bagnata, col telefono in mano così. Mi svegliavo perché era agosto, quindi le persone erano sveglie, faceva ancora tanto. Poi crollavo, poi mi risvegliavo. Ragazzi, ho passato 2 settimane così. Sono tornata a Napoli bianca. Azioni. Agosto non ho fatto un cliente. Arrivo in ufficio, in pausa non mangiavo. Mi mettevo in macchina con l'aria condizionata accesa e ciattavo. Andavo a piedi perché non avevo la macchina. Ma sapete quante volte ho rischiato che mi investissero? Io non vi chiedo di fare questo. Però vi devo dire quello che ho fatto io per essere qui. Per creare la mia reddita automatica e ricorrente dopo 2 anni. Perché se io ho guadagnato in un mese quello che si guadagna in un anno da dipendente, lo potete fare pure voi. Lo dovete fare pure voi. Il dovere non è un piacere. Spetta farlo. Se state qui, lo dovete spremere. La dovete spremere questa opportunità come un limone. Fino all'ultima goccia. Io camminavo e chattavo la mattina, in pausa. Alle 6 finivo, chattavo. Col giubbotto ancora sul divano e chattavo. Facevo mangiare a Carmine se c'era, ma addormentavo di nuovo sul divano per mesi. Mio figlio una volta mi disse: mamma, già ma dove stai? Io dormivo volte fa, ma Carmine, sì, gli shake stanno a cioccolato e vaniglia. Mio figlio lo racconta sempre. Ragazzi, ho fatto 6 mesi. Non potete capire. Non potete. Gli occhi di una pazza avevo. Lo rifarei altre 100 volte. Però non è filato tutto così liscio come sembra, perché siamo Mosa e PMD. Arrivo dopo quasi un anno di meno
a CVS a maggio, inizia ad agosto, arrivo a maggio a CVS, che già è una bella qualifica. Mia figlia se ne va, il blocco. Non riuscivo a fare più nulla, non sponsorizzavo più. Non parlavo più, facevo quelle clienti perché il profilo me le portava proprio. Ma a zero. Ormai per me c'era Maria, c'era Giovanna, c'era Amalia, era finito il mio business. Si stava arrugginendo tutto. Guadagnavo sì uno stipendio, ma qua lo stipendio che te ne fai? Qua c'è un mondo da scoprire e da prendere. Ragazzi, sono stata per 6-7 mesi bloccata. Poi andai al bootcamp. Gli eventi sono qualcosa di magico, di meraviglioso. L'evento ti cambia la vita. Perché è lì che tu vedi persone ordinarie, persone come noi, fare azioni straordinarie ogni giorno. Vedi dove sei parate, rinate, donne che hanno perso casa, che l'hanno riscattata, donne che non potevano avere figli per cure mediche e ci sono riuscite. E inizia a leggere un libro, Intelligenza Emotiva. Andai di nuovo al bootcamp perché non me ne sono mai perso uno. Zero, non ho mai. Ragazzi, con la mia mamma, come vai? Io vi credo, voi avete famiglie, ma io ho messo, non mi vergogno a dirlo, l'attività prima di tutto, perché sapevo che la mia famiglia poteva avere un futuro migliore grazie all'attività, come lo sta avendo. Quindi non è egoismo, è il contrario. E sacrificare oggi quello che tu stai creando per il tuo futuro e dei tuoi figli. Mio figlio non ha stato 3 sere consecutive, si è mangiato il pollo e le patate, dimenticavo quello che gli cucinavo. Lui disse, mamma, è la terza sera di il pollo, perché ordinavo il pollo. Mi ha puntato il dito, mi diceva che io pensavo solo al lavoro. Alzato la tavola e la ragazza non mi ha fermato nulla, manco l'amore di mio figlio. Oggi mio figlio è il mio primo fan. Ho stretto i denti, ho pianto, ho fatto testa e muro, sapevo che mi avrebbe capito. Era troppo intelligente per non capire. E ci sono riuscita. Ed è stata un'altra vittoria. Oggi lui mi aiuta, quando monto Zoom. Mi aiuta quando non so fare qualcosa sul telefono ed è fiero di me. Parla a tutti di me e dice mia mamma lavora sempre. Idem Nancy, i miei, ma con tutto il rispetto, la stima che per me conta di più è la mia, il team. Perché quando hai team è una responsabilità. Non si tratta solo di te, non si tratta solo del tuo futuro, ma si tratta del futuro di tante donne che magari un giorno si possono licenziare come hai fatto tu, tipo Anna che ha un lavoro simile al mio. Io glielo ho detto, Anna, tu diventerai libera, perché dopo, allora il tuo disegno è una conseguenza. Ma realizzare i sogni del team è quello il tuo obiettivo, che di conseguenza poi cresci anche tu, no? È normale, sarei ipocrita a dire il contrario. Però se tu, Sara me lo diceva sempre, se tu inizi a prendere le persone, non le vedi come numeri che fanno fatturare te, ma inizi a vedere come donne meravigliose fanno parte della tua vita. E capisci quello che hanno tra le mani e quello che possono realizzare. Io all'inizio, prima del blocco, ho fatto molto più di ora. Mia sorella dice che io ero egoista, dice che ci stavo riuscendo io, avevo io questa capacità e pretendevo tutte, tipo lei, dalle mie cugine, che entrassero e ci riuscissero. Diceva, non è come dici tu, non è come pensi tu, non è per tutti. Non è da tutti fare quello che fai tu.
Per me non era così. Ero presa dall'entusiasmo. Per me era una cavolata, era tipo un gioco. Dopo il blocco, quando capii che mi ero adagiata sul team, iniziai a realizzare che non mi sarei mossa da uno stipendio e che il mio lavoro con lo stesso stipendio non lo devo mai lasciare. Iniziai a muovere il culo più di prima, con la consapevolezza, stoppable, ti deve entrare qui, nel DNA, dentro. Tu dopo a stoppable non ti trovi con le altre persone, ti trovi a fare solo con gli stoppable, tipo che a un evento sei in estasi, che ci sta Sara, ci sono persone che pensano come te, che sognano, agiscono e vivono a stoppable. È un atteggiamento, ragazzi. È come la religione. E oggi ho capito, quando qualcuno entra, se non gli entra qua nel sangue, è nel miracolo che può arrivare mezzanotte del 31, del 30 e può ricevere quell'ordine e gli fa chiudere la qualifica, come è capitato al mese, il mese scorso per il CV. Se non ti innamori qui, i numeri non li fai. Sono i guadagni, saranno una conseguenza. Tutti li vogliamo, siamo qui per questo, ma il cuore. Con la mente e col cuore arrivi ovunque. E le persone si accorgono se tu parli con loro solo per te stessa, se tu ascolti la loro storia, ma l'ascolti. Non la senti, l'ascolti e cerchi di capire dove puoi colpire per farla innamorare, per farla cambiare vita come l'hai cambiata tu. Torno al blocco, mi sveglio e dico ok, ricominciamo. Ricomincio a sponsorizzare, ricomincio tutto da capo, respiro forte e rifaccio i miei 90 giorni. Ho fatto due qualifiche, le più importanti del piano marketing, in due mesi. Potevo fare molto di più. Mia mamma dice, tu pretendi troppo a te stessa, e forse è vero, ma mi rende felice. Cioè, non mi interessa se io sono stanca, se io mi spremo, se io... Io cerco sempre di trovare cose nuove sul profilo e voi lo vedete. Sulle chat mi vado ad ispirare da chi mi piace e cerco sempre soluzioni. Per me e per voi. Create un'attività sana, pulita, ma soprattutto ragazze sponsorizzate dall'inizio. Dall'inizio. È un'opportunità pazzesca. Voi potete cambiare la vita di milioni di persone. Io quando cammino per strada e vedo qualcuno lavorare, io non penso, ma la faccio entrare nel team così chiudo la qualifica, perché io so che senza o con quella persona, io la chiudo lo stesso, ci arrivo lo stesso dove ci devo arrivare. Io penso, questa donna sta nella mia stessa situazione. Mi sono persa tutte le recite di mia figlia, non la potevo accompagnare a scuola, se aveva la bronchite non potevo starle accanto. Quante donne si trovano nella mia situazione e possono cambiare vita? Non pensiate che vi servono 100 clienti. Non vi servono, a voi servono tante persone che credono in quello che fate, in quello che fanno loro. Io in 2 anni ho creato la struttura
per me è uno dei team più belli, per me è il più bello, scusate la presunzione, a Napoli, in una città che tutti condannano. Siete sempre presenti? Cioè pochi, pochi, veramente pochissimi team hanno l'unione che abbiamo noi. Pensate tra 4-5 anni, respirate, non ci pensate, le cose più belle, più meravigliose le fate con l'entusiasmo e quando non ci pensate. Dobbiamo chiudere, abbiamo detto 30 minuti così le persone non si annoiano, non si stancano, non si scocciano. Io vi ringrazio, spero che il mio messaggio, il mio cuore, l'amore per quello che faccio è arrivato a voi. Con chiarezza, con semplicità, come io la racconto, perché per me è semplice. Far parlare il cuore viene in automatico. Scendete dal treno sbagliato. Poi la vita vi mette su quello giusto. Buonasera e grazie. Scrivo. Thank you.